Negazione. Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 14 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Venerdì piacevolissimo, quasi come un sabato. Venerdì piacevolissimo, non fosse per la luna imbronciata in dodicesima casa, la giornata sarebbe ancora meglio. Tuttavia col favore di Marte e di Mercurio in posizione amichevole, il primo in sestile, il secondo in trigono, rispetto agli altri segni ve la cavate più che bene. Ciò che vi preme oggi è godervi la vita, in vacanza con una bella escursione, a metà tra il ludico e il culturale, in città con un po' di palestra per tenervi in forma e una serata culturale a teatro, al cinema o al club che frequentate di solito, dove si parla di tutto con mente aperta, libera da pregiudizi. Ma il piatto forte ve lo regala la bella Venere, con una cena favolosa a casa vostra o a casa di amici e un ancora più favoloso giro di acquisti, la famosa incetta di saldi, alla quale non rinunciate mai, salvo poi brontolare se dietro al prezzo scontatissimo scoprite l'inghippo. Dubbi e notevoli contrasti possono pervadere la coppia che così sente il peso delle incomprensioni e il rapporto potrebbe incrinarsi presto. Allontanamento di persone a cui si è interessati, i single neri sentiranno particolarmente. Giove e Mercurio oggi potrebbero dare alla vostra giornata una svolta decisiva, buone opportunità sia in campo lavorativo che nello studio. Cogliete al volo le occasioni che vi si presenteranno e prendete tutto con un sorriso. Grandi cose potreste fare se solo tentaste di ripulire il cuore da inutili emozioni e sgombrarlo dalle macerie del passato. Provate anche a chiarire a voi stessi quanto tempo avete sprecato nel cercare soluzioni comode agli altri e non a voi. Oggi la fortuna potrebbe essere dalla vostra parte. Piccoli colpi di fortuna già nella prima mattinata per i nati di domenica e venerdì. Possibile entrata di denaro per i nati di sabato. Oggi un amico potrebbe dirvi qualcosa che vi infastidirà, prendete le vostre cautele alla luce della pazienza e dell'autocontrollo che non dovranno mancarvi se volete conservare l'amicizia. Bene il lavoro. Molto presto riceverai una offerta interessante. Se siete single nati di venerdì e sabato sappiate che i tempi sono maturi per incontri interessanti in giornata, anche decisivi e determinanti. Per quelli in coppia nati negli stessi giorni si profila una serata interessante. Decisione da prendere in amore con una certa urgenza, se la ragione ti dice una cosa e il cuore un'altra, cerca di capire non tanto chi ha ragione sul passato ma chi potrebbe averne in futuro. Occasioni di cambiare qualcosa della propria vita. Oggi più che mai potreste sentirvi ispirati ed avere le idee giuste. Qualche inconveniente tra le mura di casa. Attenti a un amico dei pesci o della bilancia, oggi potrebbe tirarvi un brutto scherzo, anche se innocente. Giornata in cui potrete avvalervi della luna, favorevole poiché nel buon vicino segno dei gemelli, che vi fornisce le carte giuste per esibire le vostre prerogative migliori, dalla sensibilità alla umana comprensione, dalla percettività all'intelligenza fuori dal comune. La mezza estate apre una nuova fase che vi pone di fronte ad alcune scelte fondamentali in vari ambiti della vostra vita. E voi mescolate l'audacia con l'intuizione, il lucido raziocinio con la capacità di adattarvi all'imprevisto, attitudine quest'ultima, che vi vede impareggiabili tra tutti i segni dello zodiaco. In famiglia, ristabilite l'equilibrio in una situazione complicata tra i conviventi, riuscendo a trovare soluzioni pacifiche. Del vostro astro guida la luna, in dodicesima casa, oggi non ve ne importa un baffo. Casomai siete più sensibili alle seduzioni di Mercurio sotto l'ala di Venere, entrambi il leone in seconda casa dove si amano le cose belle e se si fanno compere si punta in alto. A darvi una mossa Marte in Vergine che vi vuole più attenti, guai a distrarvi alla guida, specie se dovete affrontare tragitti lunghi che vi mettono addosso sonnolenza. Amore ed Eros. Possessivi in amore, ma questa non è una novità. Chi vi ha già assaggiati ha sperimentato la vostra sottile e dolce gelosia, così disarmante che non si riesce neppure a rimproverarvi. Qualche parola forte in realtà oggi si sente, pronunciata in primis dal partner ma anche da amici, parenti, compagni di lavoro.
Anche voi del resto, nonostante la fama di dolci come meringhe, oggi avete l'eloquio piccante, segno che qualcosa turba la vostra sviluppatissima sensibilità. Beghe tra fratelli o vicini, per farvi perdonare preparate una bella torta. Lavoro e denaro? Lanciatissimi in affari anche all'estero, a vedervi così timidi e impacciati non si direbbe, ma quando c'è in ballo un buon guadagno anche voi sfoderate la grinta. Alta la posta in gioco, potete guadagnare molto e di conseguenza concedervi parecchi sfizi, dal ristorante stellato agli acquisti modaioli, sempre che non decidiate di mettere da parte il gruzzoletto a favore di una vacanza stratosferica, conservandone comunque una frazione per ipotetici momenti di difficoltà. Se ci siete già passati attraverso il trauma ha lasciato il segno e siete ben decisi a non ripetere l'amara esperienza. Benessere. Col caldo torrido la sensazione dominante è la mancanza di fiato, vi sentite la gola e la trachea secca e tutto il corpo desideroso di acqua e di frescura. Qualcosa di fresco e appetitoso nel piatto, da fresche insalate estive a quella di pasta o di riso, fino alle macedonie e al gelato. Di carne e salumi proprio non se ne parla. Felici gli animali ai quali la calura risparmia la vita. Per lei, in ufficio tutti parlano di vacanze, alcuni già rientrati, abbronzati e soddisfatti, altri in partenza, tranne voi che le avete fissate a fine agosto, questione di risparmio, o addirittura le salterete, blindate da cause maggiori. Pazienza, vi rifarete l'anno prossimo. Per lui, se lei è un tipo possessivo, gioco forza non raccontarle tutto, della collega che corteggia per esempio o del successo che avete sul lavoro con il pubblico femminile. Sciocchezze, ma già sufficienti a suscitare una crisi. Colore delle emozioni, fucsia. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.